E andiamo 1-0 di misura, solito Crotone purtroppo in fase non offensiva, di chiusura delle azioni. Una squadra che continua, soprattutto poi in casa, ad essere poco incisiva, poco concreta, a non riuscire a sfruttare tutte le occasioni che lì davanti ci capitano, perché anche oggi contentissimo della vittoria, però non possiamo non parlare del fatto che per l'ennesima volta bisogna veramente buttarci dentro. L'arbitro deve prenderci e buttarci dentro alla porta per far gol, perché veramente sprechiamo l'inverosimile e, ripeto, non si può sempre andare avanti così, perché poi siamo molto bravi dietro, perché dietro abbiamo comunque concesso poco, squadra aggressiva che ha ripiegato anche abbastanza bene nel corso della partita, nonostante poi loro, ovviamente, difendendosi e poi ripartendo, ci mettevano in difficoltà proprio sulle ripartenze. Però, cioè, le partite vanno sbloccate prima, cioè la differenza tra la Crotone e il Catanzaro è questa: il Catanzaro le sblocca il primo tempo, fa un gol, sfrutta poi il calo degli avversari, fa il secondo e vince 5-1. Il Crotone questo non l'ha mai fatto. Il Crotone il primo gol lo fa al 70esimo e poi ovviamente soffre fino alla fine, perché le avversarie devono fare qualcosa per poter riprenderla. Però tre punti importanti, teniamo il passo del Catanzaro, 48 punti dopo 20 gare, secondo posto sempre più consolidato, e ora meritate pause, anzi meritata pausa natalizia. Volevo dire vacanze, ma ho sbagliato. Comunque, meritate vacanze natalizie. E prossima giornata, che sarà la trasferta di Monopoli. Andremo infatti in terra pugliese il 7 gennaio, quindi tra 2 settimane. Un Monopoli in difficoltà, ma aspettavo sicuramente di più dalla formazione pugliese in questa prima parte di stagione. Però trasferta al Veneziani storicamente e sicuramente lo sarà complicata. Ripeto, vittoria comunque meritata. Il Crotone ha creato, mi è piaciuto soprattutto, ecco, la cosa che mi è piaciuta molto oggi, al di là della vittoria ovviamente, è stata la gestione dei 15 minuti successivi al gol, cioè fino al 75esimo circa. Il Crotone mi è piaciuto perché non si è abbassato subito, ha continuato a giocare, a gestire la palla. Poi nell'ultimo quarto d'ora è un po' calato e ha abbassato il baricentro, cosa che non bisogna mai fare. Cioè, per esempio, la differenza, alta differenza tra Crotone e Catanzaro è questa: il Catanzaro il baricentro non lo abbassa quasi mai, a parte col Pescara forse, in alcuni frangenti il Catanzaro non ha quasi mai il baricentro sulla linea d'area di rigore. E questa è una grande differenza tra le due squadre. Poi ovviamente sono modi di interpretare le gare diverse, non è che, per carità, però questo secondo me è stato positivo. L'aspetto dei 15 minuti successivi al gol fatto, in cui siamo stati continui nel far girare palla, nel cercare comunque di raddoppiare, poi per carità purtroppo nel finale ci siamo abbassati. Allora, un primo tempo in cui giochiamo discretamente, perché poi a produrre azioni ci siamo, a produrre occasioni ci siamo, però come dicevo, tutto questo viene sporcato dalla mancanza di cattiveria e di incisività sotto porta, che fa sì che la partita non si sblocchi e che sia sempre un po' in bilico, diciamo. Comunque difendiamo bene, con buona aggressività, qualche spazio di troppo magari sulle fasce, però per il resto buona, anche il primo tempo dietro. Un Crotone che parte bene, inizia subito a dominare, nei primi 30 minuti staziona nella metà campo avversaria, buon giro palla, cambi di gioco. Devo dire che l'approccio è stato positivo secondo me, ma anche con la Gelbison, io sono d'accordo con Lerda. I primi minuti il Crotone aveva approcciato bene, poi alla lunga, non sbloccando la gara, anche mentalmente un po' cali. E ripeto, il problema purtroppo è sempre quello. Cioè, far gol nella prima frazione di gioco, che al Crotone manca. Cioè, in casa io onestamente penso che abbiamo quasi sempre fatto gol nel secondo tempo, quasi sempre, ed è un aspetto su cui bisogna lavorare per affinarci ancora di più. Importanti anche gli inserimenti di Vitale, che è arrivato 2 volte al colpo di testa, inserendosi comunque da dietro,
Per il resto, un Messina che si difende con tutti gli uomini a disposizione, che raddoppia sulle fasce, che concede poco e che cerca comunque di ripartire velocemente. Crotone che affonda quasi sempre sulla destra, da parte ovviamente di Chiricò, dove arrivano tanti cross in mezzo e puntualmente su cui nessuno riesce a ribadire verso la porta. Né Gomez, né Cargbò, nonostante tante, tante occasioni. Nessuno riesce a ribadire, in porta per esempio lampante l'episodio al 18esimo, da questo cross di Chiricò sempre dalla destra, Kagbodi così non ci arriva e anche lui ovviamente avrebbe cambiato la gara. Per il resto, col passare del tempo, Messina che esce più fuori alla distanza, soprattutto sui ruoli del Crotone, inizia ad offendere sempre di più, però continua il predominio del campo e comunque della partita, con tra l'altro Golemic che spesso è andato anche in area, diciamo come attaccante aggiunto. Questo non è bastato perché poi nel finale ho visto un leggero calo. Una partita che si gioca principalmente centrocampo, poche occasioni. Crotone che commette diversi falli a testimonianza del calo mentale e fatica ad andare alla conclusione, verso la porta in maniera poi, ripeto, decisa e pericolosa, nonostante sia arrivato al 42esimo anche il gol poi annullato su questo ennesimo cross di Chiricò per Cargbò che segna di testa, ma gol che viene annullato. Nel secondo tempo Crotone che torna a dominare, ma fatica ad arrivare al tiro pulito, un Messina che entra in campo ancor più abbottonato, che concede sempre meno, ma ripeto, comunque le nostre occasioni ce le abbiamo, che sia sul calcio piazzato, che sia con dei cross o occasioni sporche, quindi rimpalli, il problema è sempre lo stesso, non vengono sfruttate. Fino poi al 61esimo, da questa rimessa laterale, cross di Carraro per Petriccione che in diciamo spaccata riesce a ribadire in rete 1-0 che fa un po' stemperare la tensione. Come dicevo, mi è piaciuto molto fino al 75esimo un Crotone che gestisce bene la palla, che non si abbassa, che cerca comunque di andare a raddoppiare, anche se in realtà poi non siamo andati, ovviamente rispetto a prima si è notato che la squadra non era più così tanto vogliosa di far gol, per lo più abbiamo pensato a gestire, poi soprattutto nel finale dove è, come dicevo, avvenuto quel calo. Soprattutto dopo il palo di Aua, perché al 77esimo errore clamoroso del centrale avversario, palla regalata a Gomez, azione che si sviluppa e tiro da fuori di Aua che colpisce il palo. E da questa occasione in poi Crotone che si abbassa sempre di più, pressa sempre meno, cosa che aveva fatto. Ecco, io mi riferivo a quello. Cioè Crotone dopo il gol, 10-15 minuti ha pressato alto e ha continuato a giocare come prima. Poi purtroppo siamo sempre tornati a fare il solito. A gestire comunque, gestire passivamente, poi per carità nel finale qualcosina abbiamo avuto per chiuderla, però comunque è stato più il Messina a mettere questi cross in mezzo, a creare pericoli. Tra l'altro speriamo che non si sia fatto nulla a Petriccione perché l'86esimo sembrava essere uscito un po' malconcio, però comunque ripeto, vittoria importante. Qualche cosa buona l'abbiamo vista, solite pecche. Purtroppo non sto qui neanche a ripetermi perché cioè, quando il Crotone gioca in casa sembra sempre di rivedere lo stesso film. Quindi questo è. Occasioni pericolose 4-1 e poi un film comunque molto bello perché abbiamo vinte quasi tutte, per carità, però sempre con queste secondo me situazioni da dover per forza limare per renderci una squadra ancor più vincente. Vi dico, due calciatori che hanno giocato bene e male. Bene vi dico Bove, che comunque dietro mi è piaciuto, attento, due buone chiusure, due buone diagonali difensive, buona prestazione e anche Carraro quando subentrato nel secondo tempo ha dato qualità alla manovra, bene in fase di impostazione, male Carbò che oggi ha sprecato tanto, poi si è giocato poco dalla sua parte, però è un Cargbo quello dell'ultimo periodo abbastanza poco incisivo, un pochino fuori forma sembra. E anche Chiricò vi dico male perché è stato sempre al rinvio del gioco come al solito, ma molte imprecisioni, spesso è arrivato alla conclusione non centrando quasi mai la porta, qualche cross messo interessante, qualche altro un pochino meno.
anche nel secondo tempo qualche palla persa di troppo. Malino, non malissimo, non ha fatto schifo, ma malino. Tra l'altro, ecco, chiudo con questa. A una certa mi sembra che alcuni tifosi del Crotone, bambini, abbiano tipo fatto così ai tifosi del Messina. Vabbè, io sono sempre più inorridito da questa società. Purtroppo, da chi volete che impaiano questi ragazzi? Vabbè. Comunque, lasciamo stare questi discorsi perché non è il caso. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.